L'informazione è un mio diritto e lo rivendico. Destra e sinistra sono solo congetture, non si arrenderanno mai, gli conviene non neppure. Non siamo un partito, non siamo una casta. Vuole stare all'interretto, prego. No, no, lo porto via. Buonasera e grazie per la parola. Volevo un attimo parlare dell'ultima mozione che era stata discussa, penso un paio di consigli fa, che riguardava le riprese del Consiglio Comunale, che era stata strafalciata, diciamo emendata e poi ritirata, stralciata e emendata e poi ritirata da chi l'ha presentato. Volevo solo far presente all'intero Consiglio che non è di competenza del Consiglio decidere se è possibile o meno fare le riprese, perché ci sono delle leggi statali, dei regolamenti che indicano chi... Ah vabbè, fa niente, non è così importante, non siamo sopra la documentazione. E praticamente è solamente l'obbligo di comunicare al Consiglio che ci saranno delle riprese è dovuto. Questo per evitare in futuro altri problemi di speculazione mediatica o meno su quello che è il problema delle registrazioni. Nella zona 8, come dicevo, come ho scritto nella mail in cui avvertivo appunto il Presidente del Consiglio di zona 3, nella zona 8 già sono consentite regolamenti di ripresa da parte dei privati, nella zona 5 altrettanto, addirittura lì sono arrivati a lasciarli riprendere senza problemi anche le commissioni. Quindi sarebbe bello se questa maggioranza approfittasse del fatto che stiamo discutendo di questo problema per diciamo, ufficializzare del tutto la possibilità di riprendere i consigli e perché no anche le commissioni, perché la gente da casa comincia a partecipare, vuole sapere, vuole avere notizie e vuole vedere come si svolgono i vari consigli e tutto quello che ne consegue. Tutto qui. Se volete ho provato anche la copia della mail con tutti i riferimenti legislativi, sono uguali alle mozioni che abbiamo già portato avanti. Una cosa che volevo sottolineare è appunto questo, che non occorre neanche un'autorizzazione. Grazie mille, basta. Però volevo solo precisare che questo consiglio nel suo complesso e la maggioranza sicuramente è assolutamente interessato alla trasparenza della comunicazione, quindi tanto vero che lei oggi ha mandato un'email e io l'ho autorizzato di riprendere. Sono un problema di decenza, semmai il problema è un altro, cioè che un servizio così importante si reputa che sia il comune, l'istituzione a dover organizzare, non che sia privatizzato, ceduto a qualche entità, Tutto qua, il dibattito sulla mozione era su questo, non sulla trasparenza, che mi pare un po'. In attesa di, comunque, non si può vietare a no, cittadini. No, infatti, basta chiederlo. Esattamente. Non ci sono problemi. Volevo solo ufficializzarlo. Prego. Grazie. Allora, adesso passiamo ai consiglieri Ceccati, che deve fare una comunicazione. Prego. Grazie, Presidente. Leggo un comunicato. Allora, grazie, Presidente. Allora, anch'io mi unisco al ricordo della solidarietà in questa sera. Al momento vorrei però presentare 3 interrogazioni e 2 mozioni e fare 2 comunicazioni, non le leggerò tutte, leggerò solo le principali per non far perdere tempo a questo consiglio, visto che mi sento di collaborare, di avere questo spirito. Preciso solamente che la richiesta gentile portata questa sera dal signor Borgini era stata fatta tramite mozione, la risposta non è stata propriamente sì alla mozione delle riprese video, tant'è che non sono cominciate, è stato un gentile no alle riprese subito, è solo... No, non ho capito. No, lei diceva che questo consiglio non ha problemi di trasparenza, tant'è che è favorevole, però la risposta, come è stata posta la settimana scorsa, ha avuto una risposta negativa. No, e lei ha ritirato la mozione, sì, semplicemente perché c'era stata una parte della mozione che su emendamento e PDL è stata respinta sul discorso di come fare le cose, ma sul discorso della trasparenza non d'accordo tutto. Okay. Poi lei ha ritirato la mozione. C'è stata la richiesta. Se la lasciava veniva votata. C'è stata la richiesta che è stata emendata e snaturata per poter riprendere subito, cosa che sta facendo il signor Borgini riprendendo immediatamente. Quindi non c'è nulla di scorretto e di sbagliato in questo. Quindi era solo una richiesta a cui si poteva rispondere tranquillamente lì la settimana scorsa, come è stato risposto di sì oggi tramite una sua mail scritta, in cui tra le altre cose avrebbe dovuto informare tutti i consiglieri della presenza del signor Borgini
ma a quanto ho capito è stata informata solo una parte di questo consiglio, che è i consiglieri di maggioranza, perché se non sbaglio l'opposizione non era al corrente. E no, era non molto... ho informato nessuno, i tempi. Beh, insomma, è arrivata oggi un'email e io ho risposto. È arrivato ieri sera la mail. Comunque l'informazione dei consiglieri. L'informazione l'ho avuta stamattina, di sera non va c'è. Va bene. La seconda comunicazione che voglio fare invece vorrei richiedere che venga trattata il tema delle wireless, il posizionamento delle antenne in una commissione, visto verrà che. Fatto. Grazie, perché dopo le richieste che ho fatto in questi giorni mi sembra il minimo. Altra cosa, volevo invece chiedere spiegazioni sulle decisioni in merito delle doppie convocazioni che ci saranno per tutto il mese di febbraio, se sono state sospese e effettivamente quante persone si sono presentate stamattina alla prima convocazione. No, la doppia convocazione solo in questa settimana, la prossima settimana sarà convocazione ordinaria. Ok, perché alla capigruppo ci siamo opposti a questo genere di procedimento. Comunque c'è il capogruppo. C'è il capogruppo. Ok, no, infatti, però chiedevo spiegazioni anche perché volevo sapere quante persone effettivamente c'erano stamattina e quante delibere sono state approvate. E quante delibere sono state approvate, visto che l'obiettivo era mandare avanti i lavori del Consiglio. Va bene, a questo punto leggo le interrogazioni. La prima interrogazione è rivolta al Presidente del Consiglio di Zona 8 e al Sindaco Pisapia. No? Allora, la domanda è, premesso che tutte le sedute del Consiglio di Zona 8 e del Consiglio Comunale sono già videoriprese, anche da soggetti non istituzionali, e trasmesse in differito e in streaming, anche su canali liberi. Premesso che il Consiglio di Zona 3 non si è dimostrato favorevole alla libera ripresa delle sedute consigliari per i motivi qui sotto elencati, non ve li leggo perché li sapete meglio di me. 3. In Consiglio Comunale è attualmente possibile videoriprendere le sedute anche con mezzi privati, oltre al già esistente sistema di videoripresa istituzionale. E ci sono già immagini pubblicate su internet riguardo la libera ripresa, anche in Consiglio Comunale. Allora, il Presidente di Zona 8 si chiede quali siano gli oneri sostenuti sin da ora dal Consiglio di Zona 8 in merito alle riprese delle sedute consigliari effettuate da soggetti privati non istituzionali, in particolar caso il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. 2. Se siano state presentate denunce o se siano stati attivati procedimenti legali da parte dei consiglieri e dei cittadini proprio in merito alla diffusione delle riproduzioni video durante i consigli di Zona 8, obiezione che mi è stata fatta la settimana scorsa. 3. Se si siano verificati momenti di tensioni, bagarre, confusione che abbiano impedito la normale esecuzione dei lavori in consiglio dovuti alla presenza delle telecamere non istituzionali, cosa che settimana scorsa il Presidente lei ha detto che non si sarebbe sentito in grado di gestire delle bagarre. Dovute alle riprese non istituzionali, quindi chiedevo se per caso si erano già verificate. Invece al Sindaco mi permetto di chiedere quale sia la sua opinione personale in merito alla libera diffusione dei consigli di zona, anche promossa da un operatore non istituzionale, dato che i consiglieri sono funzionari pubblici che svolgono il loro lavoro in sedute pubbliche, e se tale strumento possa coadiuvare l'informazione, la trasparenza e la partecipazione della cittadinanza alle attività istituzionali. La mozione che presento, poi consegnerò tutti i testi, riguarda ovviamente la sanatoria per i manifesti abusivi che questa settimana, di cui si è discusso questa settimana. Allora, premesso che l'emendamento approvato, voto contrario solo di divieto e esponenti dei radicali, l'emendamento approvato bipartisan, proposto da Gioacchino Alfano del PDL, Brest del PD, che proroga un decreto approvato nel 2008, concederà ai partiti che hanno ricevuto multe dal 2008 ad oggi di cavarsela con soli 1000 euro di multa, risolvendo così il loro debito allo Stato. Premesso che solo l'intervento del Governo direttamente in Commissione ha annullato temporaneamente la sanatoria fino alla votazione per i manifesti abusivi, e premesso che solo nel Comune di Milano, cui stato finanziario è tristemente noto, lo Stato rinuncerebbe in caso di approvazione della sanatoria a 6 milioni di euro di multe che i partiti dovrebbero pagare, si chiede che al Comune di Milano siano pagate tutte le multe a carico dei partiti e dei candidati sindaco, come promesso in campagna elettorale, che l'attuale sindaco si faccia garante di tale procedimento a prescindere da quanto deciso in sede parlamentare. Grazie a lei. Allora, io presento la mezza mozione col consigliere Boari. Una mezza, ha detto lui. Ve la leggo. Allora, la mozione la presento urgente, ovviamente, visto che l'altra volta ho aspettato 4 mesi prima di discuterla presentando come mozione normale, quindi questa volta, siccome il tema è lo stesso, la presenterò come urgente. Ci devo fare una precisazione, che non è che le riprese vanno bene perché le fa il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle promuove che siano tutti i liberi cittadini a poterlo fare, perché non deve essere una cosa... Quindi anche Mariani? Tutti i cittadini, siamo tutti cittadini, Mariani non è diverso, per carità, adesso io non so, lo vedo, però secondo me tutti sono liberi cittadini e tutti hanno il diritto di fare le stesse identiche cose, siamo tutti qua. Allora, la mozione
Sull'onda dell'applauso che stasera c'è stato per le riprese, quindi immagino che sia... siate tutti soddisfatti. La mozione si intitola attivazione del servizio videoconsiglio nei consigli di zona. Premessa: in una società democratica è indispensabile favorire e promuovere la partecipazione dei cittadini alle questioni di pubblico interesse e in generale alla gestione della cosa pubblica. Si ritiene necessario utilizzare gli strumenti messi a disposizione della tecnologia. In Italia sono diversi i consigli comunali e regionali che utilizzano con successo i moderni dispositivi che consentono la trasmissione via internet delle ordinanze politiche. Gli articoli 10 e 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali garantiscono espressamente la pubblicità degli atti e delle sedute del Consiglio Comunale. L'articolo 9 sulla partecipazione democratica elettronica dice che lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili, sia individuali che collettivi. Il garante della privacy, con parere del 28 maggio 2001, afferma: è possibile documentare via internet lo svolgimento delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale perché i presenti ne siano informati e non vengano diffusi dati sensibili. Con il parere dell'11 marzo 2002, il garante ribadisce parere favorevole alle riprese e alla diffusione televisiva delle riunioni del Consiglio Comunale, anche al di fuori dell'ambito locale, con opinioni e commenti del giornalista, purché i presenti siano debitamente informati dell'esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini. Allora, considerato che il servizio denominato videoconsiglio attivo per quanto riguarda le sedute di Palazzo Marino già da alcuni anni con la possibilità di, per chiunque di assistere attraverso il sito internet istituzionale del Comune, considerato che questa amministrazione ha dichiarato di voler sviluppare il decentramento attraverso la promozione dei consigli di zona e municipalità, si chiede al sindaco e all'assessore al decentramento che venga espletato nella sua ampia interpretazione l'articolo 4, paragrafo 1c del regolamento del centramento territoriale riguardante le funzioni di promozione dell'informazione e della partecipazione dei cittadini a livello di zona attraverso l'estensione del servizio denominato videoconsiglio assoluto di zona. Ovviamente, visto che c'è stato tanto apprezzamento e che abbiamo già fatto un'esperienza, io ripresenterò l'emendamento che è stato presentato a me per la libera discussione e avremo modo di ridiscuterne. Buoni, deve ancora intervenire, no? Okay. Vorrei ricordare che le riprese hanno funzione informativa per i cittadini e non devono essere il terreno di guerra fra una maggioranza e un'opposizione. Cioè, il servizio che si vuole fare è un servizio di informazione, l'ho preciso così, siamo sicuri di aver capito. Bene. Dichiarazione di voto, per favore, nient'altro. Lazzarotti. Avanti. È malato. Vota. Anche prima non ha votato. Allora vuol dire che non funziona. Ok. Prego. Voto chiuso. 28 favorevoli, 5 contrari, 2 astenuti. Passata. L'urgenza. Prego. Possiamo finalmente iniziare il consiglio. Aumentare la percentuale di scuola, no? Sì, ma è solo.